Cari amici, ben ritrovati sul canale del Capobastone. Oggi puntata speciale della vostra sitcom preferita YouTube fa cagare è un bugiardone. Sei un bugiardone. Perché un bugiardone? Questo YouTube fa cagare, il messia, l'onestone. Beh, l'ultimo video che ha cagato, un'altra schifezza con video preso da uno youtuber americano, e questo lo voglio ricordare sempre perché il suo non è un gameplay, è un gameplay preso da un altro utente. Quindi andiamo a analizzare cosa ha detto in questo video rubato. Praticamente lui lancia una sfida a tutti i canali del paranormale dicendogli: guardate, se voi dimostrate di l'esistenza del paranormale potete vincere $1,000,000, perché c'è un'associazione che, se appurata e sotto certi criteri voi riuscite a dimostrare l'esistenza del paranormale, quindi fantasmi, cose che lievitano eccetera eccetera, vincete $1,000,000. Solo che l'onestone dice: a me non interessa se è vero o falso, però almeno ditelo che è falso. Capito cosa fa l'onestone? Dice agli altri di dire le cose come stanno, di dire la verità. Il primo che non dice la verità è proprio lui, è proprio l'onestone, il messia. Quindi lui predica bene ma razzola male, perché l'onestone, il messia, non ha dimostrato, non ha detto nulla lui su chi c'è dietro il suo canale, perché c'è dietro qualcuno, le prove ci sono. Sono un coglione, può non vedere le prove, e molti coglioni ci sono. Quindi ti lancio io una sfida, caro messia: dimostra che non c'è nessuno dietro, oppure dillo apertamente, fai un video se hai i coglioni. Tu non hai i coglioni, perché i tuoi coglioni sono delle noccioline, sono delle ciliegine, capito? E neanche tanto sviluppate, perché sennò, se avessi i coglioni, lo faresti quel video, perché visto che dici che quelli del paranormale dicono stronzate, fanno cagate, dici che è tutto falso, che fanno video solo per soldi, ma tu dimostra che dietro il tuo canale c'è o non c'è qualcuno, dimostralo che non c'è, dimostralo, fai un video dove dimostri che non c'è nessuno dietro il tuo canale. Eppure le prove, caro mio, sono saltate fuori e continuano a saltare fuori sempre più spesso. Io ho altro materiale che fra un po' posterò, e tranquillo che io dimostro tutto, perché tu sei un onestone, tu sei un falso onestone, no? Parli male dei canali di spiriti sul paranormale, ma proprio tu per primo non ammetti che c'è dietro qualcuno dietro il tuo canale. Questa è una cosa bellissima, ti permetti di dire a qualcuno: dimostra che il paranormale esiste, e poi tu stesso per primo non dimostri che dietro di te non c'è nessuno, ma anzi le prove si accumulano. Quindi stai dando del cornuto all'asino, il bue che dà del cornuto all'asino. È bellissima sta scena, è veramente una scena pietosa. Anche un coglione sa che il paranormale non esiste, anche un testa di cazzo, il più coglione su YouTube, il bimbo minchia di merda, pure lui lo sa. Ma tu devi dimostrare, non puoi dire a quelli del paranormale: ah, non esistono, però io non c'ho dietro nessuno. Allora tu dimostra che non c'è dietro nessuno, e poi lui dimostra che il paranormale esiste o non esiste. Allora dai il buon esempio, visto che sei il messia, l'onestone, dai il buon esempio, ti lancio io questa sfida. Dai il buon esempio, dimostra che dietro il tuo canale non c'è nessuno. Poi vediamo, perché le prove, tu non hai risposto a un solo video di quello che ti ho fatto. Uno solo, ma neanche uno, perché sai che tutte le prove che ti ho mostrato ti si inculano. Sei già inculato. Perché? Perché io ti ho detto come stanno le cose, tu puoi girarti e nasconderti dietro un mignolo, ma le cose stanno così. E quindi non ti permettere di dire a un canale sul paranormale che non esiste il paranormale. Tu dimostra prima che non c'è nessuno dietro, poi dopo potrai parlare, potrai dire qualcosa sul paranormale, ma non prima non puoi parlare, devi stare muto, caput, silenzio proprio, caput, zitto, perché stai aprendo la bocca e sta uscendo solo merda dalle tue cose, solo merda. Continui a fare video contro altra gente e sta uscendo solo merda dalla tua bocca, perché tu non hai dimostrato nulla.
Io ti ho detto, ti ho lanciato questa sfida. Vediamo se almeno questa sfida hai le palle di accettarla. Dimostrami che dietro il tuo canale non c'è nessuno e che tu veramente sei un illuminato che hai fatto 300.000 iscritti in 2 giorni. Allora, se me lo dimostri, io ti credo sul paranormale. Se no, io per primo non ti credo, perché secondo me non dovresti andare a rompere le palle ai canali sul paranormale quando tu sei il primo falso, il primo falso che c'è su YouTube. Punto, basta, fine della questione. Ora vi saluto, un bacino sulla figa delle vostre sorelline in calore e ci ribecchiamo al prossimo video.